primo giovedì del mese, in onore al Santissimo Sacramento. Attraverso Alexandrina Maria d'Acosta, messaggera dell'Eucaristia, Gesù chiede espressamente questo: che venga ben predicata e ben propagata la devozione ai tabernacoli, perché per giorni e giorni le anime non mi visitano, non mi amano, non riparano, non credono che io abito là. Voglio che si accenda nelle anime la devozione verso queste prigioni d'amore. Sono tanti coloro che, pur entrando nelle chiese, neppure mi salutano e non si soffermano un momento ad adorarmi. Io vorrei molte guardie fedeli prostrate davanti ai tabernacoli per non lasciarvi accadere tanti e tanti crimini. Durante gli ultimi 13 anni di vita, Alessandrina visse di sola Eucaristia, senza alimentarsi più. È l'ultima missione che Gesù le affida. Faccio che tutto viva solo di me, per provare al mondo ciò che vale l'Eucaristia e ciò che è la mia vita nelle anime, luce e salvezza per l'umanità. Pochi mesi prima di morire, la Madonna le disse: parla alle anime, parla dell'Eucaristia, parla loro del Rosario, che si alimentino della carne di Cristo, della preghiera e del mio Rosario ogni giorno. Richieste e promesse di Gesù. Mia figlia, fa che io sia amato, consolato e riparato nella mia Eucaristia. Di mio nome che a quanti faranno bene la Santa Comunione, con sincera umiltà, fervore e amore, per i primi 6 giovedì consecutivi, e passeranno un'ora di adorazione davanti al mio tabernacolo, in intima unione con me, prometto il cielo. Di che onorino attraverso l'Eucaristia le mie sante piaghe, onorando per prima quella della mia sacra spalla, così poco ricordata. Chi al ricordo delle mie piaghe unirà quello dei dolori della mia madre benedetta e per loro ci chiederà grazie spirituali o corporali, ha la mia promessa che saranno accordate, a meno che non siano di danno per la loro anima. Nel momento della loro morte, condurrò con me la mia Santissima Madre per difenderli. Parla dell'Eucaristia, prova dell'amore infinito, è l'alimento delle anime. Di alle anime che mi amano, che vivano unite a me durante il loro lavoro, nelle loro case, sia di giorno che di notte, si inginocchino sovente in spirito e a capo chino dicano: Gesù, vi adoro in ogni luogo dove abitate sacramentato, vi faccio compagnia per coloro che vi disprezzano, vi amo per coloro che non vi amano, vi do sollievo per coloro che vi offendono. Gesù, venite al mio cuore. Questi momenti saranno per me di grande gioia e consolazione. Quali crimini si commettono contro di me nell'Eucaristia? Figlia mia cara sposa, fa che io sia amato, consolato e riparato nella mia Eucaristia.
Ti adoro devotamente, Dio nascosto, che sotto quei segni a noi ti celi. A te tutto il mio cuore si sottomette, perché nel contemplarti tutto viene meno. La vista, il tatto, il gusto non ti intendono, ma la sola tua parola noi crediamo sicuri. Credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio. Nulla è più vero di questo verbo di verità. Sulla croce era nascosta la sola divinità. Qui anche l'umanità è nascosta. Tuttavia, l'una e l'altra, credendo e confessando, chiedo ciò che chiese il ladrone pentito. Come Tommaso, non vedo le piaghe, eppure ti confesso, mio Dio. Fa che s'accresca sempre più in me la fede in te, la mia speranza e il mio amore per te. O memoriale della morte del Signore, pane vivo che dai la vita all'uomo, fa che la mia mente viva di te e gusti sempre il tuo dolce sapore. Pio Pellicano, Gesù Signore, purifica me, immondo, col tuo sangue, di cui una sola stilla può salvare tutto il mondo da ogni delitto. Gesù, che adesso adoro sotto un velo, fa che avvenga presto ciò che bramo, che nel contemplarti faccia a faccia io possa godere della tua gloria. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Amen.